Allora, adesso dopo sceneggiatori, sceneggiatrici e disegnatori non poteva mancare Mario Punzo, io dico soltanto scuola italiana di comics. Dobbiamo partire un pochino più da lontano per poi parlare meglio di Scalo Marittimo e l'ultimo sconizzo. 20 anni fa accadeva qualcosa di importante, di speciale con Giulio Baffi. Certo. C'è un legame tra questa iniziativa e quello che è successo 20 anni fa. Semplicemente 20 anni fa noi abbiamo disegnato a fumetti 12 commedie di Edoardo De Filippo, cioè la scuola italiana di comics nasce un anno prima, diciamo. Dopo un anno fummo contattati da Domenico Corrado, che era ed è un imprenditore teatrale, tra l'altro è quello che ha inventato il teatro degli scavi archeologici. Lui fa tipo L'inferno di Dante nelle grotte di Pertosa, Pompei di notte, quello che ha portato a Napoli questo tipo di operazioni. Lui aveva un desiderio, aveva una volontà, quello di fare una cosa semplice, cioè utilizzare il testo teatrale come sceneggiatura per fumetti. Difatti noi questo facemmo, prendemmo i testi di Edoardo De Filippo, in accordo con Luca De Filippo, che è stato il presentatore di tutta la raccolta, e le abbiamo trasformate in fumetti. Fu un'operazione bellissima all'epoca, innovativa, che ha avuto un eco fortissimo in tutta Fu Italia. pubblicizzata Fu tantissimo, tantissimi articoli. allora, a parte la pubblicizzazione, fu proprio una notizia importante, ne parlarono Certo. tutti praticamente. Questo, la cosa bella, che è durata 20 anni, nel senso che dopo 20 anni è stata ristampata e ancora si vende, Sempre no? attuale, Sembra attuale, è non è stato, invecchiata. non è invecchiata, perché dopo 20 anni viene ristampata e viene ancora venduto da un editore che è Nicola Pesce Editore. Giulio Baffi, che all'epoca fu il primo a scrivere di questa operazione, mi ha contattato per quest'altra operazione, ricordando Edoardo a fumetti, disse, poiché nasceva in accordo con la Regione Campania i Cantieri Viviani, di cui Giulio è il direttore artistico. Lui mi ha contattato dicendo: Edoardo, come avete fatto Edoardo, vogliamo fare un lavoro intorno a Viviani. Ed ecco che ci propose una raccolta in 3 anni di 6 commedie di Viviani, e abbiamo iniziato con questi due, che è Scalo Marittimo e L'ultimo sconizzo. Questo è l'inizio. Ma la scelta è stata per te sempre emozionante, no? Bellissime copertine, ho dato una sbirciatina. Veramente questi ragazzi sono bravissimi, cioè hai scelto il meglio. Allora, sì, diciamo che i ragazzi, io ho un gruppo di sceneggiatori e disegnatori a cui ci tengo tantissimo, e a seconda del progetto io scelgo il disegnatore più vicino a questo progetto. In questo caso c'è Carmelo Zaccaria, che ha disegnato tantissimo, cioè per essere giovane lui ha alle spalle almeno 400 tavola fumetti già fatti, cioè è un professionista Accidenti, consumato, è un direi. professionista consumato. Difatti lui parteciperà a nuovi progetti di cui non ne posso parlare, No, io però non diciamo niente, saranno usciranno tra un napoletani. po', usciranno tra napoletano, usciranno tra un po', e Valeria Abruzzo, che già si è distinta in tanti altri lavori, e lei pure è prevista per altri progetti nel prossimo futuro. Comunque l'idea di rifare teatro a fumetti, dicevo, è stata una cosa interessante, perché intanto noi abbiamo qualcosa di importante, che sono le sceneggiature, cioè Certo. il fumetto nasce dalla sceneggiatura. Se noi abbiamo un testo già sceneggiato, la cosa più bella è utilizzarlo trasformandolo in un altro linguaggio. Qui questa cosa è affascinante. In più le indicazioni di Giulio sono state chiare e nette, essendo lui sia un giornalista che un critico teatrale, aveva le idee molto chiare su cosa dirci, su come andare avanti. Le indicazioni erano attualizzare il contesto, non trasformare i testi, e rendere, come dire, non semplice, però aiutare i giovani ad avvicinarsi a questo linguaggio. Il vantaggio Mantenere un'autenticità, è una vivacità assolutamente sì. con Difatti una fruibilità per il i giovane che testi legge. non andavano cambiati, ma potevano essere eventualmente tagliati, ma non modificati. Il vantaggio del fumetto a teatro, che è un ottimo strumento didattico per le scuole, perché Certo. ovviamente non tutti i ragazzi, anzi pochi, vanno a teatro, però tutti possono avere un fumetto in mano e leggere il testo di un autore teatrale. Si Magari legge il fumetto, ma si è a teatro, in si qualche legge un modo. fumetto, ma ci si avvicina al teatro. Per cui questi due, come dire, questi due, quest'unione può essere un grosso vantaggio per i ragazzi, che possono in questo modo avvicinarsi a un autore che
non è stato per niente dimenticato, ma non è continuamente riproposto come Edoardo praticamente, per cui è interessante, queste operazioni sono molto interessanti dal punto di vista proprio di avvicinamento culturale. Una bella sfida, ma sono certa per quello che ho visto e per quello che ho ascoltato che vincerai come sempre. Ti vorrei salutare con una domanda. E il tuo lavoro lo fai da sempre. Quanta emozione c'è quando si riconosce in un giovane che ti si presenta un grande talento? Allora, tantissimo, ma direi di più. Tutti i giovani hanno talento. Cioè, io non amo dividere le persone tra talento, bravi e cattivi o non bravi. Io amo tutti i ragazzi, nel senso che ognuno ha un suo talento personale e particolare e tutti vanno valorizzati, cioè nessuno viene messo da parte. Allora, grazie Mario Punzo, Scuola Italiana Comics. A presto, rivederci Mario, perché anche a te non ti lascio stare. Mi dovrei raccontare un sacco di cose. Grazie.